Oggi siamo qui all'Aquila, 6 aprile 2019, 10 anni dopo quelle famose 332. L'Aquila per sempre, c'è scritto sul nostro banner durante la fiaccolata. Abbiamo ricordato i momenti brutti, quelli del soccorso, quelli successivi alle 332, in cui i nostri volontari erano impiegati nell'emergenza. Abbiamo ricordato poi i momenti invece dell'accoglienza, il campo di Acquasanta, il campo di Olle Colle Brincioni, i campi delle colonne mobili nazionali dove ci sono stati i nostri volontari. E poi abbiamo ricordato la speranza, da quello che è nato dall'Aquila. Dall'Aquila è nata una campagna, la campagna che oggi è più forte mediaticamente sulla riduzione del rischio, che è quella di Io non rischio. Io non rischio è nata qui all'Aquila. Siamo stati presenti anche per un piccolo segnale di rinascita, che per noi però è stato importante, che è stato quello del campo di Acquasanta. Nel 2013 eravamo qui insieme alla società dell'Aquila Rugby che ci ha ospitato nel loro campo di Acquasanta all'epoca del terremoto. Noi abbiamo cercato di restituirgli un qualche cosa, di ripristinargli quello che con il nostro campo tutto sommato avevamo invaso e quindi abbiamo partecipato alla loro ricostruzione. Molto emblematico è stato il fatto che quel campo è costruito sulle macerie dell'Aquila, come per dire le macerie sono qualcosa che vogliono metterci sotto i piedi, quindi un segnale di ripartenza.